Se puoi sognarlo, puoi farlo. Partono da questa bella frase nata dal genio di Walt Disney, i propositi dell'Associazione Amici del Cuore di Bitonto, nata nel 2016 dopo la tragica morte del giovanissimo Giuseppe Albi per un arresto cardiaco. La tristezza si è tramutata in forza e determinazione e sabato scorso hanno donato alla città il terzo defibrillatore pubblico per una Bitonto sempre più cardioprotetta. Dopo la donazione e l'installazione in Piazza della Noce e Piazza Cavour, quindi anche l'esterno della villa comunale sarà dotato di una postazione salvavita. Noi doneremo la restante parte della postazione, quindi il totem, che verrà affisso e messo nella zona all'entrata della villa, perché sappiamo che la villa ormai ci sono bambini, ma ci sono anche runner, ci sono le corsette amatoriali, pertanto è una zona dove l'indice anche di un eventuale arresto cardiaco è alto, pertanto abbiamo deciso anche di metterlo lì. Questo è stato possibile grazie all'impegno della Onlus Orizzonti Futuri. Lo facciamo ormai da 7 anni, cerchiamo di farlo donando non soltanto defibrillatori, ma qualsiasi sistema di sicurezza che possa migliorare la qualità della vita delle persone. L'associazione Amici Bitontina del Cuore ha fatto una richiesta formale alla nostra Onlus e l'abbiamo ritenuta meritevole di attenzione, perché guardava verso il mondo del bisogno e abbiamo deciso di fare questa operazione. L'occasione inoltre è stata propizia per radunare sul palco del Traetta numerosi amici, tra cui il medico poeta Michele Muschitiello, Mirko La Cassia e Daniela Lovascio, rispettivamente delegati di Fidas e Teleton, dei bambini della scuola calcio Olimpia Bitonto e in ultimo il maestro Gerardo Mancazzo, che ha accompagnato gli spettatori per tutta la serata con i suoi brani inediti, frutto di un lavoro decennale. Non vedevo l'ora di essere a Bitonto nella mia città natia e fare un omaggio appunto alle mie radici.